Noi siamo qui a discutere e a dover votare questo decreto perché non ne possiamo fare a meno. Non possiamo fare a meno di rinunciare all'acciaio italiano. Non ne possiamo fare a meno, non ne possono fare a meno le fabbriche di tutta Italia, la nostra economia, dal Piemonte alla Sicilia, e non soltanto la gente di Taranto. Ma dico di più, non possiamo fare a meno di giocare una battaglia strategica, cruciale, quello tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Due diritti inviolabili e che possono, anzi devono stare insieme, e che il collante per fare in modo che questi due diritti inviolabili non entrino mai in competizione deve essere la politica, le istituzioni. Il collante dobbiamo essere noi. Dobbiamo essere noi a permettere alla fabbrica di produrre e ai cittadini di Taranto, agli operai, di vivere serenamente senza ogni giorno la paura di ammalarsi. Per farlo serve investire nelle nuove tecnologie, puntare sull'innovazione, garantire il lavoro, perché nessuno può pensare che gli ammortizzatori sociali siano per sempre. Sono ammortizzatori, non è un motore. Sono consapevole che siamo chiamati quindi a legiferare su un tema molto complesso e delicato, con ricadute importanti sul territorio, il cui obiettivo è quello di arrivare ad un punto d'incontro tra la tutela dell'ambiente e della salute, la tutela della produzione e del lavoro, da intendersi soprattutto quale diritto dei lavoratori ad operare in condizioni di serenità e sicurezza. Ed è per questo che per la prima volta le norme introdotte con il decreto di cui discutiamo non sono un salvacondotto, cosiddetto scudo penale, ma una disciplina organica di una fattispecie astratta che si accompagna alla permanente necessità di osservare i termini di attuazione del piano ambientale di risanamento, senza la concessione di alcuna proroga.